Allora, penna che qui si Vabbè, il vlog lo facciamo partire così. Che pugnetta! Ore 7:30 del mattino, Fede Rossi entra, buongiorno, con una scoreggia. Allora, sei un bugiardo perché sono le 8 e non so neanche leggere l'orologio. 8:47, quindi non è vero che sono le 7 e mezza. Ma senti che puzza! Ho mangiato male. Mangiato il cane morto. No, perché io mangio sempre la pizza e la merda tutto l'anno e adesso ho iniziato a mangiare riso e pollo, quindi quando è così scorreggio. Fai così, mettilo di qua un attimo che sono intanto io guido, 10 secondi di ripresa e dopo ce la andiamo. Però devi inquadrarci, eh. Sto inquadrando te e lui. Oh. Dai, gas! Direzione Adria, andiamo a battere Hamilton. Sì, ma guarda, io vi posso già dire come andrà a finire. Allora, nei campi. Arriviamo, parto, vado su con il suo, perché gira anche lui, gira, no, di qua, Adria di qua, verso la Venna, gli faccio la carburazione, lui va su, nel girare tocca una vite, lo grippa dopo un giro, finito, rotto, poi tocca a lui, parte, gli spiego, mi raccomando, in fondo, bisogna scaldare le gomme, il curvone sembra veloce, ma poi il dietro, tranquillo, parte, pieno, curvone destra, perde il posteriore, piega a metà il telaio, veniamo a casa. Questo è quello che succede oggi. Sono le 8, mentre tu non sei già a casa. Prima, alle 11:15 siamo con le gambe sotto la tavola. La pista devi guardare. Fai vedere la pista, mo quanta gente, voi non potete vedere, mo quanta gente. Boh, è vero. Sono tutti piccoli. Allora partiamo così, wow, appena arrivati, Fede è già preoccupato, guarda, c'è la mano. No, perché loro non lo sanno cosa vuol dire girare in pista con 30-40 kart che ti passano così da... State in occhio perché oggi vi fate male, te lo dico. Io faccio un imbuto lì che si schiantano. Quanta gente. Inquadro un po' là fuori, dai, fai vedere qualcosa là fuori. Ma non si vede il cazzo. Questi sono tutti mini kart, per fortuna. Ci sono le tribune piene, sembra la finale del mondiale, pensa a te. Ma siamo arrivati noi per quello. Così. Oggi ragazzi abbiamo due kart di alto livello, ovviamente ci facciamo sverniciare subito dei ragazzini, ci facciamo sverniciare. Fede qui che sta già dicendo per favore non veniteci addosso, non sverniciatevi, giusto? Ciao. Come? Ciao. E questo no? Sì, questo qui. Sì, uguale. Sì, uguale. Sì. Che stai già contrattando per non dire che non ci domini addosso. Hai fatto vedere. Adesso, dopo aver fatto questa inquadratura, per favore, apriamo un attimo. No, non aprire. No, ve lo facciamo vedere dopo, c'è il paragone. No, è questo. Vede, è questo. Sì, si te dica che questo. Te dica questo, poi ce la posso. No, non spegnere. Hai spento? No. No, ancora. Vieni. Avete visto bene? Vieni. Sei sicura? Quadra lì per favore. Aspetta. E gas! No, questo guarda il pugno, è il pugno! E gas! Ok! E gas! Così! Che vergogna! Mi dispiace, ma Fede quando è con me si abbassa ad un livello molto molto basso. Quel kart che avete visto lì adesso sono super giù 8.000 euro di kart. Non questo, quello di prima. Ah, ma te li sei messi i guantini, eh? È freddo, eh? Siamo giubbotto da 1200 euro buttato così. Scarpe. Adesso, giusto perché deve passare la gente, sennò può stare anche per terra. Ci sbattiamo i coglioni. E noi abbiamo la ricchezza dentro, poi uno che prende 15.000 euro al mese come me, la ricchezza ce l'ha anche fuori. Ma te ti parte un po' l'istinto animale? Ah beh sì, aspetta, ti viene dietro anche il palle. Lo so. Dai, tiro giù. Tiro giù, una manina di là. Beh, qui ragazzi abbiamo gomme Michelin. gomme Michelin. Poi vedete, contribuisce anche lui perché dai 15.000 euro che prenderò questo mese, 1.800 sono già scalati. Ci sono 450 euro che mi deve dare Nathan se vuole questa roba, se no oggi non gira. Mio buono, prima era gratis, poi dopo mi fa pagare. Vabbè, oggi almeno 400 per il servizio di mechanicals, di parts. Abbiamo carrello in argento. Di.
una bestemmia ci sta perché... Mo, che vergogna. Ma vado a tagliare la bestemmia su YouTube. No, no, vabbè. No? Guarda con che carta sono là. Vabbè. Adesso però tiri fuori. Questo è un video. Questo è un video che spacca questo. Ah, sicuro. Ragazzi, abbiamo preso i cart da poveri giusto per fargli, giusto per far visual, capito? Però le scarpe sono nuove di pacca. Regalate da me. Qua io regalo, regalo, regalo. Prima o poi io rompo il chiazzo. Oh, e gas. Io sono mal di schiena, che cazzo devo fare? No, mi ha messo anche la schiuma per... Ma voi avete provato a mettere il verso? Eh? No? No, lo scopriamo oggi. Aspetta, me. Qual è il verso? Il verso qual è? Davanti e dietro. Però il paraurti dietro è nuovo, Devi metterlo più vicino, no? Dai, adesso poggialo lì, dopo. Aspetta, dai, stai fermo, stai fermo, stai fermo. Fammi andare là. Vai davanti. Alza sto cambio. Aspetta che si incastra. Io come alto sto. Ma guarda te come alto sto. Noi oggi con questo vorremmo battere il record del mondo. Ragazzi, qui, usciti di pista, se ti tagli qui pigli l'ebola. Sì, guarda che il tetano, l'ebola. Il tetano, espanso. No, ma questo, il telaio è così, è il motore. È il motore, Che di telaio dentro, è? Cioè, che telaio è? Non lo so perché è riverniciato, blu. No, per me sì, è un Tony, un Tony. Secondo me è un top cap. Addirittura è un Tony con le forcelle rialzate, quindi è introvabile, limited edition. Dai, forcelle. Io spero che non vada in moto, così almeno questo qui sale sul camion. Adesso sistemiamo tutto perché sembriamo un po' disadattati. No, ma lo siamo! Ma lo siamo! Ma allora, parcheggialo un attimo qui. Così non, così ce lo così non sembra il nostro. Dai, vai! Devi far vedere che hai riempito la schiuma pavimentata. Adesso le cose serie, dai. Adesso iniziamo la serietà. Mi è andato un pezzo di pallet in un occhio, non vedo più niente. Dove cazzo è andato? È lì che stai insultando. Andrà bene, sarà grippato. Non andrà neanche in moto, è già grippato. Quindi neanche provarlo a mettere in movimento. Oh, si vive al momento. Sì. Ma sto video lo dividi in due, mi stavo divido. Io lascio tutto, lo lascio il video. No, questo è dietro. Sì. Devo anche insegnare come mettere il carrello. Giusto. Mio. Comunque qui hai fatto un bel capottamento qua. Questa qui. No, l'hai fatta così apposta. No, è una cosa estetica. Cioè, non è capottamento, qualcuno che mi era fatto sopra. Vai, una volta mi sono stato. Poggio, dopo lo sistemiamo. Questo è più semplice. Ma se portiamo un cartoncino, sì, adesso arrivava a loro, forse non è facchiato. Fermati! Vai, frena, devi frenare. Vai. Ragazzi, qui, meccanico di lusso, non si scherza un cazzo. Guarda. Comoda poi questa qui, come chiave. Allora, sono chiavi artigianali. Artigianali. E uno. Vabbè, così io oggi esordiamo così in una pista da mondiale. Ci passeranno sopra se tutto va bene. Allora, questo ragazzi è il livello dei go-kart dei bambini. Adesso vedrete quando arrivano. Cioè, che vanno a schiodo. Quelli grandi, cioè quelli che erano contro noi, vanno ancora più forti, quindi abbiamo deciso di battere in ritirata. Eccoli. Arrivano, eh? Arrivano tutti in fila, arrivano. Questo è per farvi
capire i piccoli quanto vanno forte. Quelli grandi vanno ancora più forte, quindi buona, abbandoniamo così. Fede, andiamo, abbandoniamo! Andiamo a Pomposo, che se andate dentro qui vi fate ammazzare. Abbiamo rimandato, te pensa se eravamo partiti? E lo mettevi dentro? Avevi già spaccato tutto, ah, stai riprendendo, sì, bene. Sì, cosa è successo? Allora, mi ha chiamato mio fratello e mi fa, oh, mi raccomando, non usare quella lattina d'olio che ti ho portato, ieri sera gli ho chiesto l'olio. Fortuna che non abbiamo girato e si è ripartiti, perché mi ha appena chiamato, fa, mi sono sbagliato, quella è la miscela già fatta per la motosega. Spaccavamo tutto al primo giro. Io penso che una giornata come oggi... Tutto questo è merito di Diego Rossi, quindi... Tutto questo è mezzogiorno meno un quarto, tra un po', e ancora dobbiamo iniziare a fare un giro. Ok, mi sa che alla fine andremo a McDonald's, giusto? Sì, adesso stiamo andando... Ma prima... quindi con l'olio come facciamo? Non lo so, siamo senza olio per fare la miscela. E quindi? Niente, andiamo a McDonald's. Andiamo al Mac e chiedo l'olio di ricino. Adesso vai, vediamo se va bene lo vada stesso. Così. Ah, invece di ridere per i cazzi tuoi, spiega pure che cosa mi stai facendo fare oggi. Siamo arrivati a Pomposa. Piove e probabilmente la pista è chiusa. Ma per non bastare il negozio che dovrebbe vendere l'olio, perché siamo senza olio per la miscela e l'olio dovrebbe essere chiuso e non lo troviamo. Adesso vediamo, se è chiuso Pomposa penso che andremo a Pinarella, diglielo che loro non lo sanno. Spiegagli chi è quello lassù in cima col kart rosso dove c'è scritto primo. Non si vede. Ah, ne ho diverso, perché lo vado a vedere, dai. Vai, tanto ormai. Fai il giro, dai. Aspetta, vabbè, mi fermo qua. Ah, con altre auto, dov'è? Dov'è? Sì. 35, quello sì, lì, dai, sì. 2004. Sì, qua? Sì, esatto. Ah, ok, non è così, come no? Fai dire esattamente. Di voi, di voi. Così sei contento? Così sei contento, va bene, eh? Dai. Ma poco grande. Quindi faccio la foto io. Quanto ha vinto? $1,000. Hai vinto $1,000, sì che hai vinto $1,000. Vabbè, oh, alla fine io voglio fare i vlog per me col go-kart. L'altra volta si è trasformata nella storia di Fede Rossi. E stavolta più o meno uguale. Più o meno uguale. No, beh, voglio vedere anch'io sta foto. Almeno documentiamo. Arte, te non viene. Che cazzo viene a fare? Alessandro e coso e... Che, ma non si vede? Ma pensa a te. Ho fatto una foto. Alessandra, dico Federico. Io tuo figlio lo ammazzo! Ascolta, siamo arrivati a Pomposa, la pista è chiusa. Che puttana! Meglio così, meglio così. La pista è chiusa e piove. Adesso andiamo al McDonald's e ha detto se tiriamo giù il go-kart nel parcheggio del McDonald's per farlo venire. Ma dove sei? Andiamo a fare una camminata, dai! Dai, andiamo a fare una camminata che è meglio che il go-kart, tanto non lo puoi usare che non sei capace! Ah, vabbè, appunto che tuo figlio mi deve insegnare, guarda un modo mi porta a McDonald's, pensa mo! Adesso vediamo... Ascolta, arriviamo a casa tua a mangiare, metti su due tortellini, va là! Sì! Va bene, ok! Adesso vediamo dove possiamo andare! A fare il culo possiamo adesso andare! Che cazzo ne so, adesso mangiamo a Mac, poi dove si può andare? Andiamo a Gagliano. Ah, glielo ho chiesto anche io col babbo, l'ha chiuso Gagliano. Ecco. Non girare, non no. Allora, un cazzo, adesso proviamo a chiamare Pinarella, via. Ma non è più valle. Dai. Andate lì dietro dal nonno, fagli fare 4-5. Dal nonno? Dai, adesso faremo così, dai. Ma non abbiamo l'olio! Dai, l'olio andiamo a prendere, dai, ciao.
Ma che disagio, veramente. Va bene, insomma, alla fine funziona, tira a te, dai. Funziona tira così. Tira a te, che no, ma tanto adesso stop. Allora stop. Che stiamo andando, andiamo al mezzo. Andiamo dal nonno di Fede di Giacomo. Da pomposa dietro casa. No, da Adria, scusate, da Adria, la pista più grande del mondo, dei mondiali, dal nonno di Fede. Io l'avevo detto che sarebbe stata una vergogna. Nel parcheggio, va bene. Ci vediamo tra un po'. Ciao. Aspetta che un attimo, che sto leggendo i panini. Allora c'è che il Big Mac, fermo, dove vai? McNuggets, double cheeseburger, filled e l'altro. Io le patatine. Prendine uno, intanto sono tua stessa cosa, sanno. Prendi le crocchette che facciamo. Prendi le crocchette grandi. Allora facciamo le crocchette. Grandi. Anche io. Le più grandi che hai. Quali sono le più grandi? Che più grandi poi? Basta, dai. Sportello, grazie. Bene. Grazie. Sì. 80. Le patatine non si può avere quelle. Ecco. Allora, vedi, hai mai risposto? È perché c'è il Covid, quindi niente. A posto, anche un panzerotto! Grazie! Che le devo tagliare dopo le bestemmie! Adesso stiamo. Sono marciapiede. Tiriamo giù un palo, adesso buttiamo giù tutto. Io ascoltare quella testa di cazzo di Fede. Professionista. La tuta da kart l'abbiamo. McDonald's anche. Ma niente, lascia stare. Arti c'è, mangia. Boh, chiudiamo qui il vlog. A dove? Dimmi dove siamo. Dimmi dove mi hai portato. Dove? Ti sei stato alle 7 per cosa? Io ho finito le lacrime. Sono in piedi dalle 7 meno 5. Per far cosa? Per dimmi. Partire. Per andare all'autostrada Forlì, lasciare la macchina. Partire col camion, arrivare ad Adria è in là, niente, torna indietro, andiamo a San Giuseppe di Comacchio, niente, torna indietro, a metà strada ci viene in mente che ci poteva essere Migliarino, ma ormai eravamo in realtà, niente, torna Forlì, prendi la macchina, torna a Carpena, a casa dei miei, prendi la corda, perché adesso e poi, dove siamo? Siamo tornati dove mi sono svegliato alle 7 meno 10. Tutto cosa? Sto giro per girare nel piazzale del mio nonno col go-kart in mezzo alla legna e alla sabbia. Sì! E le galline! Gas! Sì, tira fuori i mezzi, vai! Lì c'è gallina? Io prendo gallina, devo mangiare petti di pollo! Era proprio qui, esatto. Esatto, eravamo qui. Eravamo. Oh, niente ragazzi, siccome questo qui è un motore ad alte prestazioni, ovviamente il telaio è un telaio così, da battaglia, ma il motore è quello che ha vinto i mondiali l'anno scorso, sempre in Kazakistan, giusto? In Kazakistan. In Kazakistan, esatto. Allora, bisogna come vedete c'è il poliuretano all'interno. Poliuretano espanso. A me servirebbe per caricare. Cosa vuoi? Oh, senti. Oh. Senti questi rumori? Okay. Questa è la potenza dei quattro cilindri, 324 cavalli mi sembra. Sì. Originale, 324. Poi questo è elaborato con la marmitta della Malossi, vedete? Malossi, non Polini, solo Malossi noi lavoriamo, giusto? Guarda, mi viene da vomitare. Motore Rotax, c'è scritto qui? In boia. Beh, allora quello è il mio, scusa. Sto facendo la carburazione. Bello. Allora, notate, senti, uno in un quarto. Facciamo un pelo meno, facciamo uno in un quarto, uno, minimo massimo. Allora, sto facendo la carburazione, lui è il mio meccanico ovviamente. E niente, io sono il pilota, adesso devo un attimo prenderci ancora la mano, perché quando ero piccolo anch'io gareggiavo in... Sto provando se la piscina è giusta. Giusto? Ok. È moto 800, moto 710. Siamo sicuri che quella lì è miscela, sì? Boh. Mm-hmm. Non so chi sarebbe fatto. Ma adesso te stai guardando o stai riprendendo? Sto guardando io riprendendo. Ok, bene. Vabbè, quindi vai in moto, posso? Cinghia? Ah. Dov'è? Adesso devo dire così. Cinghia? Nella mia tasca sinistra. La tua tasca sinistra, qua. Questa, ragazzi, non mi sono fatto. Questa va messa intorno alla ruota per metterla in moto, giusto? Così? No. Dio. Lui c'è un bestemmia. Ti ho detto dammi la corda, guarda che corda mi ha dato. Ma io guarda che sono più di cinghie qua. Diego. Guarda che sono più di cinghie qua. Dammi una corda lunga. Come farò con questa qui a dargli lo scricotto? Non riesco neanche a. Fare gomme sgonfie.
non si muove neanche. Io ma guarda qua, ma chiedimela a me una corda, chiedimela. Io non ho mica i braccini corti, eh. Dai. Dai, dai, dai cosa? Dove? Come? Dai, cosa devo fare? Oh la Madonna, adesso. No! Quello alla fine, bisogna partire da di qui. Aspetta che vado. Vieni qua. Allora. Qui è tutto quanto 2020, si fa così, per mettere moto con carte. Sì. Più o meno. Ma questo non era già il modello del 2021? Mm-hmm. Sì, ma non la ruota. Non la ruota. Okay. La ruota, come vedi, è vecchia. La benzina in bocca che... Sì, no, la smetti di mettere, le devo tagliare tutte, le devo tagliare. No. Si può lasciare la bestemmia? No, che mi blocca il video, mi blocca. Sì, è al contrario, però dovevo... Allora, no, vedi come la mettevo io. Mamma mia, io come devo fare? Mi ha fatto alzare alle 6 di mattina, mi ha fatto spendere 550 euro, mi ha fatto spendere. Ancora no, perché non me li ha dati. Niente, niente, per stare qui a casa di suo nonno. Ma potevi dire, cioè... Ci fai vedere, amico, come hai messo il paracostole, così è un... Il paracostole, quindi l'ho messo. Allora... Mi ha detto di metterlo così, mi ha detto, perché... Vai, allora... Vale. Vai, no, 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 no. Dai! Vai là davanti. Cosa vuoi fare davanti? Dai un po' di gas. Lo tieni così, perché sennò io tiro via tutto. E il gas è questo di qua. Tieni un pelo di gas, niente freno. Va così? Porca puttana. Dai, oh! Aspetta, eh. Ok, vieni, eh. Vieni più vicino da di qua. Vieni da di qua, vieni. Dai, Frank! Oh! Dai, cadevi in moto. Si è montosa erba. Come lo senti? Come lo senti? Mi sa che lo mettiamo giù e proviamo a spingere. Sexy comando! Dai! Sexy invecchiando, altro che, dai! Ma le ruote sgonfie, cosa spingi che c'hai le ruote sgonfie? Che ti piace? Guarda! Guarda, che cosa... La devi gonfiare! Devi gonfiare le gomme! Devi gonfiare le gomme! Basta, abbiamo deciso che il go-kart non va in moto e fa sale gare a spinta, va bene? Facciamo così. Adesso bisogna vedere se ha benzina. Vabbè, abbiamo qui un amico di Diego che può fare il cameraman, giusto? Certo. Ecco, grande. Non mettermi le dita davanti all'obiettivo. No. Ma, se il pistolino è sotto per tenerle, sai? Ma fai qui salire al volo. Che fai io, non hai voglia. Guarda, io faccio paura, faccio. Salgo io, dai. Dai, mettilo per bene. Cazzo, ma vado a mettere così da... Vado a mettere così tuo fratello. Pezzo di merda. Questo è così. Mille e due braccia. È il paracosto che me lo fa mettere nelle spalle. Allora è il paraspalle, scusa. Il paraspalle si dà. No, se l'hai messo lui. No, tu me l'hai detto. Ma non si chiude, che ci metto. Porca puttana! Ce la fai a fare questo? Ma non si chiude, cosa serve? Lascialo fermo. Allora, sì, che si chiude. Una mano qui, una mano... Appena respiro scoppia. Ho capito, ma io... Devi salire al volo senza strappare con il piede. No, no, non, non si chiude, è un XS. Vedi, sembra un XS. Oh. Sì, ho capito, ma... Ho mangiato McDonald's. Vai! Ok, sto comodo! Oh, non strappare questo quando sali! No, no, strappalo, è il primo che devi prendere! No, questo infatti bisogna farlo, senso. Dimmi come devo fare per salire al volo! Che freddo, Dio! Allora, così così, partiamo, sì? Fai tipo uno, due, tre passi, ma, e sali. Ma, scusa, ma perché non sai tu, non ti spingo io? Che cazzo vuoi da me? Ho paura che mi fai cadere. Appunto, che è più bello per il vlog. 10.000 like se Fede cade. Ma caviti via Zubotto da russo, dai. As Frank Train. Ma quello è tedesco. Alzalo un po'. Ma sì, perché alzalo? Una mano qui. Devi alzare un po'. Una mano in corsa, poi una mano qui. Ma cosa gli alzalo? Alzalo. Vai. Non è andato più tanto bene.
gambe, da quando sono due. Ma la candela, sembra pure che è giusta. Doveva caricarlo. Proviamoci un attimo fino lì e poi se non va lo mettiamo sul carrello. Devi cavare questo. Adesso cosa devo fare? Un attimo. Sì, ma non va. Lo devo rifare. No, ma andiamo. Tira dentro la calabanzina. Dai, proviamo, poi lì lo mettiamo su. Aspetta, aspetta. Vai. Alzo. Vai. No, non va. C'è fuga, sì. C'è la candela, non fa la scintilla. Oh. Allora, tieni che dobbiamo metterlo su. Non fa la scintilla la candela. Infatti. Sì. Però aspetta, facciamo un... Ok. Non c'hai le chiavi? Sì, le chiavi. Sì. Le metto in moto. E qui. Dai, mettiamolo su. C'è la chiave del furgone. Rovescio. Commento freddo. Io voglio 1200 euro. Ma McDonald's. Non ne più, prossimo che mi dice voglio un kart. Allora. Merda! Chiave da fare. Dai! Voglio... Ce l'hai una... Cazzavite a taglio. Tutto quanto. Dai che... Cioè, no, io sei anche te, no. Io so far tutto, faccio finta perché non so voglia di farlo. Che no! Che mi ci no! Il WD-40. No, no, è lubrificante per catena. Allora. Non ci arriva la benzina, non vedi che è secca. Aspetta, adesso vediamo. Beh, una cosa, aspetta un attimo. Ci sei? Io sempre lavoro di fatica, Vai! Si è acceso! Grazie al meccanico Diego Rossi. Grande Diego. Diego, dove vai? Oh, parla. E così siamo arrivati qui ai mondiali di Formula 1. Ci siamo! Gas! Pit stop! L'ombrellina di Hamilton. Mi sembra di essere tornato indietro di 12 anni con Frankie Comando. Wow. Prego meno! Pronto, pronto! Vai! Già spento. Ascolta, non c'è il freno, spostati! dobbiamo fare la tirata, dobbiamo fare un po' di... Niente ragazzi, allora siamo arrivati al dunque, poi chiudiamo questo vlog. Io e Fede faremo una sfida nei 100 metri. Io non ci so neanche, però abbiamo l'ombrellina di Hamilton là, che ci darà la partenza. La mamma è rossa. Hai caldo che sei rossa? È tutta rossa la mamma. Non ti voglio la candela. Andiamo piano. Vai! Guarda che scalda le gomme. Scalda le gomme. Ascolta. Io scaldo. Mi raccomando perché. Ma no, va dritto. No, ma c'è un sacco di buchi, spacco di qualcosa dietro. No, ma poi spacco. Tu va piano, eh. Io voglio solamente fare la partenza per il video, poi sono a posto. Poi va a fa culo, Fede, dai tu idee di merda. Buono, non ho dato gas, non ho dato. Lo lascio subito. Va piano le gomme. Ascolta per favore, fai vedere un professionista che si mette in moticardo. Vai Fede. Cosa è successo? Hai schiantato tutto Fede. Non lo so.
Non avrei più attaccato lì, che io ho sentito che ha guardato, ma... Si è piegato tutto. Campione del mondo, ho vinto ancora, anche oggi. Dopo il Monopoli, i cos'hai fatto, Fede? Hai tutto largo quel sedile. Basta, finita. Bello, finito qui, basta. Divertente. Le gomme sono già tritate. Ah, si spegne pure. Dobbiamo fare la chiusura, dai, tutti quanti insieme. Ah, siamo già online? Sì, sì, è già online. Ascolta, io mi sono toccato di Fede, quindi la chiusura la fate voi. No, no. Ragazzi, niente, è andata così. Qualifiche, pole position, Natalelli, secondo tempo, Aeroquita il Fusi. Che uno... Fortuna che avevamo il meccanico di Hamilton qui. No, vieni qua, che colpa tua che ci ha dato l'olio della motosega, ci ha dato! Poi c'era terzo tempo per il russo Popovnev della Ulabi. Popovic. E niente, io partivo quarto, poi in gara mi sono toccato un attimo con l'Uzbeko, Nukurput Lumumba. E niente, alla fine ci siamo giocati primo e secondo posto Fede Rossi, Natalelli con Musumba che è uno dello Zimbabwe. è andata bene, campione del mondo, secondo Natalelli, War Machine. Basta, prossimo weekend forse andremo ad Adria. No, no. Prossimo weekend, promesso, vi portiamo all'Happy Valley, a Pinarella e facciamo sul serio, ci aspetta Fernando Alonso. Bene, vamos.